Dunque, eravamo rimasti qua, al porto. Chi ci sta al porto? Perché tanto so che sono alternati, però non mi ricordo. Abbiamo chiuso con lei, se non sbaglio, con la figlia, quindi con la bambina. Quindi potrebbe essere di nuovo quello di Jericho. Sì, direi di sì. Sì, e poi progettano il grande assalto della vita. Eh sì. Forse un po' basso, però non vedo il Siamo al volume. deposito della Cyberlife. Lì hanno i ricambi e il sangue blu. Seguitemi. Raggiungi il magazzino della Cyberlife. Che bello! Minchia, adesso ci divertiamo e come. Ma come diventa tutto action? Non devono vederci. Dici? No, pensavo di salutarli. C'è qua, che vi fermate, chi c'è? Zona A3. Ah, vabbè, chi se ne frega. E dunque, non si mette a muro. Attenzione. Sì, lo so, volevo fare attenzione, sì. E ora che facciamo? Cerco un'altra strada. Addirittura, cambio di inquadratura. Così perché stava bene, semplicemente. Opla, guardalo lì. Agilità proprio. Ma si intersecano tutti. Dai che ci avviciniamo. Forse sta scivolata questa cappella non serviva a niente. Marcus, sali qui. Ok, salgo. Minchia, chissà se non saltavo cosa succedeva. Ci siamo, ci siamo. Io vado, che non mi dicono niente, vado avanti. Come fanno a essere laggiù, Vado fino scusa, al eh? vivante, ci siamo quasi. È uno insieme a me sulla scatola, comunque. Parkour! Più o meno. E adesso? I magazzini della Cyberlife. Lì c'è tutto quello che ci serve. Ma dobbiamo disfarci di quel drone. Sì. Ci penso io. Vabbè, giustamente il protagonista. Però è un po' a caso, sì. Poi costruisci. Vediamo. Allora. Posso lasciare X, sì. Va bene. Dunque. Ah, questo è il sogno di tutti. Così uno azzecca la combinazione perché la prevede. Se lui andasse di qua, lui salterebbe così. Minchia quanti labirinti. Se ti dico di qua, ti dico di qua. Elabora. Ah, e lo spacca. Potrebbe prenderlo in volo, incredibile, con la prima mossa. E lo accetta, non mi fa vedere le altre. Se poi va male, non è colpa mia perché non mi hai fatto scegliere. Pardon. Ben fatto, Marcus. Nei container, riempite gli zaini. Portiamo via tutto. Che casse? Queste casse? Aggiungi gli altri, sì. Quindi? Ah, ci vuole proprio quella esatta.
Salve. Come dire? State violando una proprietà privata. Come la dire? La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. Informerò la sicurezza. John! Maledetta macchina! Ma dov'è adesso? Ma come col timer? Ma tu sei pazzo? Prendi e nascondi, uccidi la guardia. Nasconditi. Mi sa che devo prendere e nasconderlo. Forse è la cosa migliore. Perché io ho calcolato. Se io avessi ucciso la guardia sarebbe successo un casino che la metà basta. Quindi sarebbe stata la cosa più rischiosa. Se mi nascondo solo io, comunque questo androide fa la spia. Perché è comunque non è un ribelle, quindi ci avrebbe preso. Quindi la cosa meno peggio almeno sarebbe stato catturare l'androide. Perché comunque l'androide non è preparato per questo comportamento. L'umano sì. Quindi se viene sparato l'umano potrebbe creare problemi. L'androide fino a un certo punto, perché comunque non è programmato e quindi non ci fa passare troppi guai. Suppongo, ti ho di indovinare. Mi serve aiuto. John! Trattieni, rilascia, aspetta. Giocata, non ci ho mai pensato. Mettere in pausa quando non c'è la pausa. Potrei trattenere o rilasciarlo. Però se lo rilascio sto stronzo. Scusa, eh. Cioè, abbi pazienza. Io capisco, però se lo rilascio sono stronzo, perché allora, cioè, così è peggio. Prima il drone e ora questo. Bravo, vattene. Che vai. Fortuna. E lo rilascio e quindi? Finiamo qui e andiamocene. E che così il drone è con noi? Ce ne serve ancora. Oh, l'androide non fa niente. Sì, ho capito, ma era per vedere le altre. Vabbè. Niente, non gliela può fare. Trigger subito che sto uscendo. Ma le altre casse grandi sono già state guardate. No, sono tutte aperte. Signore, piglia qualcosa, niente. Ah, giustamente, devo sempre guardare con R2. Ah, ma di qua, che ne so. Così in tutta tranquillità, perché a quanto pare abbiamo skippato la guardia. Olè. Perché mai non siete come noi? Non volete essere liberi? Liberarli o richiudi? Non vorrei rischiare. Pardon, ma non vorrei rischiare. Anche perché la libertà non è un obbligo. Siamo a piano carico, è una volontà. Andiamo. Tanto lo sa già che ne manca uno. Accetta. Ma io accetterei, c'è sta voglia. Lui viene con noi. Ma porca puttana però, eh. Sempre con queste relazioni che vanno giù. So dove trovare altre parti di ricambio. Che vuoi dire? Ma perché anche Simon va giù? Cioè, si sta aiutando. Sono carichi di biocomponenti. Hanno l'autopilota, ma con la chiave vanno anche in manuale. Dov'è la chiave?
Là sotto, nel posto di controllo, ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio. Oh, è tutto strano. Siamo a posto, quello che ci serviva lo abbiamo. Scappiamo prima che ci prendano. Questo camion trabocca di ricambi, ce ne sarebbero per tutti. Non ci capiterà più. Se ci ammazzano, i nostri non avranno niente. È un rischio che non possiamo correre. Oh cazzo, devo decidere io. Hanno ragione tutti. No, no, non me la collo. Non ne vale la pena. Siamo a posto così. Sì, ho capito, sì, però, cioè, tu vai anche a cagare, cioè, abbi pazienza. Allora, gli altri si devono rialzare. Josh, bravo, okay, allora andiamo. Se non me la voglio accollare, ma io non lo so, cioè... Perché noi potremmo avere anche di più. Però se finiamo male, tutti quelli di Jericho moriranno, perché non hanno neanche le poche cose che abbiamo preso. Secondo me dovrebbe essere la decisione migliore. Abbiamo sangue blu e biocomponenti. Ce n'è abbastanza per tutti. Esatto, che è la cosa importante. Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. Peccato che lei ci odia. Ah, Nota sale però, scusami. Come, scusami, come porca puttana fa a salire Nota adesso? Se era contraria, se abbiamo portato un androide che non vuole e non abbiamo abbondato di biocomponenti, però ce l'abbiamo fatta e quindi va su. Ma grazie al cazzo, cioè, ma... Cioè, a prescindere, cioè, è normale che... cioè, lei dovrebbe comunque essere giù anche adesso, non è che mi risale perché ce l'abbiamo fatta. Perché non avendo fatto quelle cose, ovvio che ce l'abbiamo fatta. Simon che ho vola, è Jericho perfetto. Perché qui gli androidi sono liberi. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. A servire la luce. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Che comunque. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato. Non lo so, ma nel profondo io sento di essere diventato molto di più di quello che dicono. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo. Siamo persone. Siamo vivi. Siamo liberi. Minchia, che... Che futuro distopico. Dai, questo è un bel discorso. Facciamo salire le relazioni. Eh sì. Mi immaginavo tutto un trafiletto di eventi. Perfetto, grazie. Sì, ecco, una roba del genere mi immaginavo tutto un percorso affollatissimo che però non aveva tante vie di uscita. Ce ne aveva solo mezza risicata perché come vedete tutto il resto finiva male. Il gruppo torna con gli zaini pieni. Scusami, ma il gruppo torna o non torna? Come fanno ad esserci tre possibilità? E comunque... sì, perché se accettavo... C'era solo una possibilità su tre di sopravvivere. Cioè, ci rendiamo conto quanto era rischioso tutto ciò. Salve signori Twitch. Mi sento come se qualcuno mi stesse trapanando il cervello. Sicuro che il posto sia questo. È l'indirizzo nel rapporto. Va bene. Ok. Forza, andiamo. Cristo. Che dici? No, stiamo lì impalati. È anche neutrale, già. Software instabile. Ah,
gli androidi più sexy della città. Ecco perché hai insistito per venire qui. La gag. Oh cazzo. Benvenuto alla Club. Pensate. E le bianche di qua per par condicio, giustamente. Mm-hmm. Non mi toglierete la licenza, vero? Cioè, io qui in centro per niente. L'indagine prosegue, signore, ma al momento non posso dirvi niente. Ehi, Hank. Ehi, Ben, come butta? È quella stanza là. Ah, e comunque anche Gavin è qui. Oh, grande. Un cadavere è uno stronzo, meglio di così. Perfetto. Quindi... Il tenente Anderson e il suo cane di plastica. Che cazzo ci fate voi qui? Abbiamo in carico tutti i casi che riguardano androidi. Ah sì? Ma sprecate solo tempo. Sono un pervertito che... si è lasciato prendere la mano. Diamo comunque un'occhiata, se non è un problema. Avanti, andiamo. Sta cominciando a puzzare di alcol qui. Pinchia. Notte, tenente. Perfetto. E si parte. Allora, prima qua. Ho capito, ma se sto indagando. Potrei vomitare di nuovo. Sangue blu, va bene. Capito, capito. Diagnosi. Tic tac, tic tac. Solo questi due. Questo cardiaco, nessun segno di attacco. L'attacco cardiaco non è causa della morte. Ah! Segni di strangolamento a causa del gesso asfissia. Può essere veramente che... vediamo. Di qua, ricostruisco. Ah, però non era una notte di sesso, attenzione. Stavo proprio strangolando. Non ha avuto un attacco di cuore. L'hanno strangolato. Già. Ho visto l'ecchimosi sul collo. Anche se non dimostra niente. Un gioco finito male. Non credo. C'è qualcosa che ci sfugge. Già. Puoi leggere la memoria dell'androide? Beh. Per capire che è successo. Posso provare? Sulla patente c'è scritto Michael Graham. Cartel. Il solo modo possibile per accedere alla memoria è riattivarla. Pensi di farcela? Cioè, gli dà la memoria. Messa molto male. Cioè, gli dà la vita. Sarà solo per un minuto. Forse meno. Spero sia sufficiente a capire qualcosa. Spiega, diretto, calma. Calmati. Calma, prima di tutto. È tutto a posto. Beh. Vogliamo sapere che è successo. Ma è... morto. Dimmi che è successo. Ha cominciato a picchiarmi. Ancora. E ancora. L'hai ucciso tu? No. No, io non c'entro. Eri sola nella stanza. C'era qualcun altro con te. Volevo giocare con due ragazze. Ha detto che eravamo in due.
Modello. Di che modello era l'altro androide? Assomigliava a te. No, eh no, però io l'ho risposto al volo, lo giuro. C'era un altro androide. Ma più di un'ora fa, chissà dove sarà finito. No, impossibile passare inosservati con quei vestiti. Forse è ancora qui. Qui lo riconosceresti un deviante tra gli altri androidi? Individuare un deviante è difficile. Oh, merda. Ci deve essere un modo. Magari un testimone, qualcuno che l'abbia visto lasciare la stanza. Andrò a parlare col gestore per sapere cosa ha visto. Dimmi se ti viene in mente qualcosa. Ma non so se si poteva fare meglio di così. Conoscevi la vittima? No, cioè è stato qui forse due o tre volte. Non è che questa gente stia qui a parlare. Arrivano, fanno le loro cose. E poi se ne vanno. Hai avuto problemi con androidi prima? Certo che no. Beh, una volta un modello è sparito due o tre mesi fa. Era lo stesso modello. Svanito e non sappiamo il perché. Ho l'impressione che non ci siano telecamere qui, vero? Ovviamente no. Voglio dire, e non li hai, il genio del male. La discrezione. Vengono qui senza lasciare traccia. Sì, immagino. Gli affari vanno alla grande, eh? Sì, non mi lamento. Il bello degli androidi è che si fanno fare di tutto, senza rischi di beccarsi qualche malattia. E inoltre stanno zitti. Mi scusi, tenente. Venga un secondo. Novità? Può darsi. Può affittare questa Tracy? Per Dio, Connor, abbiamo di meglio da fare. Ma la prego, tenente. Deve fidarsi. Serve per il caso, madonna, veramente. Ciao, per 30 minuti sono 29,99. Ah, però costa. Si incazzerà se sbagliamo. Non farà bene alle mie finanze. Acquisto confermato. L'Eden Club ti augura un piacere. Sì, prego. Piacere di conoscerti. Seguimi, ti porto nella tua stanza. Ok, adesso. Va lui, va lui. Ah, Y. Porca troia, ma che cazzo fa? E come che cazzo? Cioè, scusa, si lamenta anche. Ah, una Tracy dai capelli blu si diretta verso l'ingresso. Az. Ok. Ha visto qualcosa? Di che parli allora? Il deviante lascia la stanza. Una Tracy dai capelli blu. Il club cancella la memoria degli androidi ogni due ore. Abbiamo pochi minuti per trovare dei testimoni. Minchia. Ma proviamo questo. Ma se continua a pagare anche comunque, non so se. Aha. È tornata dentro il club. Ha visto quella Tracy. So dove è andata. E allora inseguila. E insomma, io non. Qui ci sono androidi ovunque. Come facciamo a capire chi ha visto la Tracy dai capelli blu? Questo. Non so da che parte è andata. Devo solo trovare una. Adesso scommettiamo. Aspettano in vista contro un altro androide. Ma vaffanculo, va. Ma come non l'ha vista? Ma è quella che cazzo è, scusami? Vabbè. Non ha visto niente.
E quando mai? Che mi sfugge. Questa sarà l'indagine più costosa di tutta la mia carriera. C'è questo davanti, non ha vista. Che palle! Niente. La Tracy dai capelli blu non è stata qui. Dai, questo è buono, dai, questo è buono. Forza. Aha. Entrate nella stanza rossa. Immaginavo, sì. Era giusto per vedere che non è uscito. Perfetto. Bisogna proprio rigiocarlo, perché magari se lo sai è meglio. Fai prima qua. Non l'ha vista, scommetti? No, c'è sempre questo qua davanti. No, l'ho perso un'altra volta. Aha! Guarda lì, guarda lì. È una stanza blu. Non l'ha visto, vero? Individua il sospetto. Non è lei. Ma individua il sospetto nel senso che c'è o no? Mi sembrava che non ci fosse, infatti. Non ha visto niente. C'è qualcosa che mi sfugge. Dopo 3 ore però te ne accorgi. Non guarda, non guarda, non guarda. Ma è lei, scusa. Oh. Lo sa il gioco, lo sa il gioco. No, l'ho perso un'altra volta. Ho speso un sacco di soldi e non mi sto divertendo. Si va quel che si può, ciccio. Aha. Perfetto, ci siamo. Entra. Ma cazzo. Cioè, ci voleva effettivamente. Dobbiamo ancora controllare questa, sperando in bene. Maledetta non l'ha vista. Non l'ha vista, maledetta. Maledetta, maledetta non l'ha vista. Non ho visto niente. C'è qualcosa che mi sfugge. Ma cosa ti deve sfuggire? Porca miseria. Ma è chiedere? Ecco. Mica, ma questo qua sta sempre con la testa bassa. Aha! E invece no. So dove è andata, mi segua. Ah, ma che cazzo, è pazzesco. Sì. Non capisco se è ironico, incazzato, oppure veramente stupito. Aspetta. Che? Me ne occupo io. È lì, è lì, è lì. Qui la cosa cambia. Prova il deviante dei capelli, costruisci il percorso del deviante, ispezione del merda, troppo tardi. Sì.
Cazzo, guarda. Li usano finché non si rompono e poi li buttano via. Sì, mi fa piacere. Ustia potrebbe essere uscita. Vediamo, vediamo. Ma perché devo leggere tutte le volte? Giocando, grazie, anche se non te ne frega niente, non c'è bisogno. La gente sta male, cazzo. Le relazioni non interessano più. E fin qua lo sappiamo. Ti fanno da mangiare. E li scopi quando no, ne è. Dimostri il tuo completo menefreghismo del gioco. Di voglia, senza preoccuparti delle conseguenze. Peccato che poi finiremo perché tutti compreranno un pezzo di plastica invece a chiamare un es... Sì, questo l'hanno già detto in 3000. E allora è fuori. Qua non c'è niente, vado fuori. E allora se nessuno ti obbliga a stare qua, se non te ne frega niente. Oppure, dato che ci sono io, potessi fare lo sforzo e si chiacchiera di quello che vediamo, facciamo ipotesi sul futuro. Ce n'è da raccontare, no? Comunque, volendo, se uno volesse sempre, poi. E le scale? Ah, non devo andare di qua. Ma se... Come al solito, se ti interessa, trasformi le cose che non ti piacciono in occasioni che possono essere interessanti. Se non te ne frega niente. Pazienza. Dove minchia è questa qua? Boh, sul futuro, sugli androidi. Guarda che non sembra così realistico, questo gioco. Abbastanza verosimile. Giocando. Oh, non è possibile. Non è possibile. Dove cazzo? Guardatela. Seguiamo le tracce, va bene, va bene. Dai, Connor! Ma pure mette fretta su stronzo. Ce ne andiamo! Sì. No. Sto arrivando. No. Aha! Non ti muovere! La ribellione! Che si combatte, meno male che erano programmati solo per fare la Strip Club, ma dopo. Tira, ribalta. Ribalto. Tutto inutile, che bello. Lancia, calcia. Lancio. Male? Ehi, stanno scappando! Presi! Dai, potevi prendere anche l'altra. No, dai, affanculo, l'ho preso!
mocio, eh. Ma io non voglio... No, ma voi siete scemi. Come risparmia? Gambizzare non è tale possibilità. No. Poteva gambizzarla. Poteva essere un'opzione, così non era proprio mortale. Perché non c'era l'opzione di gambizzare. Non c'entrava niente, niente con tutto questo. Capito, ma ci stavate massacrando, e comunque, quindi non era tanto Santarellina. Troi che faceva Morissa e poi ti do il colpo. Quando quello ha ucciso quella Tracy, poi sarebbe toccato a me. Avevo tanta paura. L'ho implorato di smetterla, ma niente. Così gli ho messo le mani al collo e ho stretto forte finché non si è più mosso. Sì, l'ho ucciso. Ma l'ho fatto soltanto per difendermi. Volevo solo vivere. Volevo ritornare dal mio amore. E dimenticare gli umani. La puzza del loro sudore, le loro volgarità. Ma tu... tu l'hai portata via da me. E ho capito, ho capito. E vabbè, adesso sai, si è incazzata. Io la amo. L'amavo. Immaginavo. Mio Dio. E ho capito, Hank, ma anche tu. Ma. Cioè, abbiate pazienza, sono macchine. Sono oggetti che ci stanno. Oggetti minacciosi che erano venendo conto di noi. Come fai se hai sbagliato, scusa, eh? Abbiate pazienza. Oh. Ah, c'erano tre finali, tra l'altro. Vabbè. E non si doveva neanche risparmiare. Bah. Ah, il nostro nuovo amico. Minchia, va tutto male, ma che... E là, com'è? Ah. Saputo di loro? Dagli androidi catturati da Zlatko. Parlavano di umani che aiutano gli androidi a superare il confine. Se non fosse vero? O fosse una trappola? So solo che quegli androidi ci credevano. Poi Zlatko li ha uccisi. Altre? Ecco. Per fortuna Zlatko aveva un'auto. Non volevo che Alice camminasse con questo freddo. L'avevo notata nel garage. Forse Zlatko non l'ha mai usata. Manca ancora molto? Arriveremo tra circa un'ora. Beh, sono domande abbastanza simili. O temi. Rilevato malfunzionamento. Freni di emergenza attivati. Ecco, classico. Questa non ci voleva. Figata sta roba. Resta dentro, Alice. È il motore? È il motore, scusa. Ma è il motore? Vabbè, il motore magari si è lì.
E adesso che facciamo? Non so. Direi di continuare a piedi. 10 gradi sotto zero, Alice non ce la farà. Troviamo un posto per la notte. Qui attorno non ci sono posti dove stare, cara. Ho capito. Trovavo un riparo. Oh, ma questa qua fa solo una cosa in sto gioco. Trovare riparo è pazzesco. Ma la casetta c'è? No, non è una casetta. Una freccia c'è. Però la freccia dovrebbe essere significativa. Per esempio. Laggiù. Poi tra l'altro questo amusement park ricorrente da Silent Hill non è proprio un buon Dobbiamo segno. Dobbiamo trovare un riparo. Qui fa troppo freddo. Controlli gli edifici abbandonati. Sembra abbandonato da un bel pezzo. Che culo. Ciao, ciao Marco. Siamo già arrivati a questo pezzo, ecco, puntevolo proprio a parlarti di questo. Quindi abbiamo già fatto l'indagine nello strip club e io ho sparato. Perché, ma io non pensavo che anche Hank si incazzasse, ma scusami, sono due oggetti che ci stavano attaccando, ma ti devi incazzare perché io ho tolto la vita a un oggetto per difenderci, sono oggetti, non c'è problema, cioè erano degli oggetti che potevano essere un pericolo per noi, ho salvato la vita a Hank ed Hank ha mandato giù la relazione. Cioè, ma come cazzo ragiona sto gioco? Ma quando mai una persona si incazzerebbe? Cioè, io ti ho portato degli oggetti che erano pericolosi per te. E tu ti incazzi, boh. Spiegami un po' secondo quale punto di vista Hank dovrebbe incazzarsi con noi. È come se avessi tolto la corrente a una... che ne so, un uovo gigante che ci voleva far fuori. Oggettivamente non ho fatto bene, scusami, cioè. E perché allora Hank si deve incazzare, boh? E appunto, però Hank dice che è negativo, per quello volevo capire. È lui? No, non è lui, è un altro. E là? E là? È il pezzo quando indagano sullo strip club dove devono trovare la terza androide che era presente nella stanza di uno. E quindi tu praticamente hai presente quegli androidi che sono lì che devi affittare, no? Che c'hanno... che sono dentro una teca che devi affittare e tu scannerizzi la loro memoria, quindi già faccio spendere soldi ad Hank, quindi Hank potrebbe comunque incazzarsi ragionando dicendo io però ho speso un sacco di soldi, praticamente ti ho pagato per sparare a due androidi, giusto? Anch'io, forse da questo punto di vista no, non erano sorelle, caro, no era un androide omosessuale, però faceva ridere perché effettivamente da questo punto di vista Hank ha ragione a incazzarsi, perché comunque ha speso un sacco di soldi, esatto, per trovare questo androide e poi ha sparato alla colpevole, e quindi giustamente uno può dire allora ho speso soldi per farti vedere a sparare a questi due androidi, e giustamente si incazza, però e ho capito, ma scusami, ma se tre ore che continuano a martellarci e poi ti dice spari o la salvi, tra l'altro Marco, gambizzare poteva essere un'opzione. Se no, le opzioni erano o sparare o non sparare. Gambizzare poteva servire perché magari la bloccavi e non era più una minaccia.
Potevano pensare anche a gambizzare. No, spa secco, vabbè. Però lì per lì non lo sapevo, perché poi io ho detto, minchia, adesso se non sparo a questa, poi Hank ce l'ha con me, perché dovevo sparare, non l'ho fatto, perché giustamente mi dice, sono androidi come te, tu non c'hai protetti per quel motivo. Quindi, in ogni caso, Hank avrebbe potuto aver da ridire, quindi. Esatto, ma non c'era l'opzione. C'era lo sparare o risparmi, quello è il fatto. E per quello che dico, poi Hank poteva comunque lamentarsi dicendo, guarda, lo sapevo, ci hai risparmiato, adesso rischiamo la vita perché tu dovevi sparare e non l'hai fatto. Cioè, in ogni caso poteva incazzarsi, quindi, non lo so. Esamina, ecco perché non ci cagava, perché era ibernato. Benvenuti a invece no. Island, cari marinai, vi divertirete un mondo. Benvenuti a Pirate Island, cari marinai, vi divertirete un mondo. Ma non c'è. Ah, ma perché risparmia sto dice? Io pensavo non avesse fatto un cazzo. Cioè, non avevo capito che sto dio è un'altra cosa. Mi ha detto risparmia, vuol dire che si prendeva l'agguato. Che ne so. Vedi che questo gioco dice una cosa e poi ne penso un'altra. È storto. Bello. E poi che altro? Ah sì, invece con Jericho ho salvato, cioè portato con noi il nuovo androide, che per qualche strana ragione ha voluto andare a Jericho, nonostante fosse linearmente programmato per stare lì. Eh sì, ho scelto di portarlo con noi, ma non mi sono abbuffato, perché giustamente hanno fatto notare, noi potremmo arrivare con ancora più pezzi a Jericho, però se poi moriamo non hanno neanche quei pezzi. E allora se la metti su sto piano c'è ragione di tornare a casa subito. Però anche lì, cioè, anche lì le relazioni sono stronze, perché... Ma poi era anche illogica, perché poi c'era l'androide femmina che invece voleva avere di più e non l'ha avuto. Ti ha detto giustamente che dato che non eri d'accordo con lei si è abbassata la relazione. Ma poi, quando siete tornati tutti a Jericho, sopravvissuti, eccetera, gli si alza la relazione. Allora sei stronza, scusami, se prima ti abbassa la relazione perché non ti ho ascoltato, non puoi di nuovo essere mia amica perché abbiamo fatto bene a tornare a Jericho. Vuol dire che sei pazza, allora, perché, cioè, hai detto prima che non eri d'accordo. Vabbè. Controlli edifici. Posso passare? Non so se tu avevi fatto questa scelta di tornare con le poche cose che hai preso dalle scatole e basta. E ovviamente ho lasciato poi gli androidi nella scatola perché ho riflettuto, però la libertà deve essere un volere, non un'imposizione. E giustamente lui ha fatto notare, ma perché voi non volete essere liberi? Sono cazziloso, voglio stare lì, ma scusa. Boh, cioè... Trovato niente? No. Nessuno. Ma come hai fatto a lasciarle? È tutto consecutivo il gioco. Un posto per la notte. Bello. Come si fa a lasciare pezzi di questo gioco visto che è tutto consecutivo? Questo posto cade a pezzi. No, ma... Fare un riparo non sarà facile. Perché poi avevo... Fai ogni stage molto velocemente. Ah, minchia. Già è veloce, lo trovo veloce di suo, perché quando ci sono i quick time event è veramente difficile decidere cosa fare. E poi cos'altro volevo dirti? Sì, poi mi ha stupito che per quanto riguarda la cosa lì di Jericho, effettivamente forse abbiamo fatto anche la scelta giusta, anche se tutti ci odiano, perché si è visto proprio nel diagramma che se io avessi accettato di fare ancora più pezzi di biocomponenti, c'era una possibilità su tre di sopravvivenza. Quindi io lì avrei allora fatto bene a non andare a sto punto. Ma perché? Goditeli con calma, esplora. Soprattutto questo che è praticamente un film, ci vuole che tu lo guardi più che altro, perché speedrunnarlo, gli speedrunner di questo gioco non ha senso.
tipo locanda. Ma che bella locandina qua. Io questa qui però non mi fido di questa qua, perché ho tutte le volte, dovunque vada questa qua c'è una sfiga pazzesca. O viene seguita dai poliziotti, o viene ospitata da uno che poi è cattivo. Che poi è stato bellissimo, quella scena mi ha ricordato Toy Story, stupendo. Comunque, quindi cioè io ormai non so più cosa fare. Cioè, cosa faccio? Entro, che questa qua mi porta sfiga e poi troviamo un deviato che ci ammazza. Può succedere di tutto ormai con lei. Ci penso io. Eh beh, c'hai una mamma, vi ho accompagnato magari. Effettivamente adesso siamo anche protetti dalle sfide, visto che c'è lui. No. Magari era aperta. Vabbè. Ecco fatto. Sarà difficile trovare di meglio. Anche questo è vero. Accendo un fuoco. No, cazzo, io pensavo di leggere qualcosa di importante. Va bene. No, perché in molti giochi giustamente uno può vantarsi di speedrunnarlo, e quindi mi racconti spesso che speedrunni dei giochi che... Però speedrunnare di Detroit non è un vanto, perché non è quello lo scopo. Controlla la pistola, offri il biscotto. Beh, perché tutti e due no? Guarda che non so se questo biscotto sia buono, eh. Sono rimasti dei biscotti. Ne vuoi uno? No, non ho fame. Oh, madonna. Posso scegliere la pistola? Controlla la pistola. Ci attacca qualcuno, vuoi vedere? C'è il gioco, me l'ha detto, guarda che ti attacca qualcuno, te lo dico, perché ho fatto il segno del lucchetto, quindi. No, basta! Me lo segna sempre da interagire. Chiudi sta roba. E guardiamo. Emozioni, peccato che lei è già deviante, quindi. Di nuovo la 9, che è l'unica cosa che accomuna tutte le tre avventure, tra l'altro, non so se l'avevi notato nella speedrun. Ma prendo cosa? Ah, c'è un telo. Pardon, non l'avevo visto. Yeah. Posso scannerizzare lo stesso, anche perché non c'è nient'altro, pare. Alice. Come cazzo è possibile questa cosa? Come cazzo è possibile che vada davanti a lei, scusa? Capito, però mi è stato di me proprio qua. Oh, questa qua che si deprime. Credi che un giorno saremo come loro? La lista sincera. Come la lista è sincera? Cosa cambia dalla lista sincera? Perché se sei realista non stai dicendo la verità. Superato il confine, ricominceremo da capo. Andrai a scuola? Forse troverò un lavoro? Beh, non è neanche così una bugia, in realtà. Saremo come gli altri.
Questa è una bella risposta. Basta che restiamo insieme. All together. Dai. Vieni. Ti porto a nanna. Non l'ho spitonato, giocato, non sono curioso, solo che credo di lei come andava a finire. Sì. Però credo di aver risposto bene qua. Perché per forza. Assicura consola, bacia domani. Ma non so cosa cambi tra assicura e consolare, però. Domattina andrà meglio. Bella, il suo ottimismo fa sempre ridere. Mi racconti una fiaba, caro? Oh madonna. Non ce l'ho nel database. Ho 9000 favole della memoria. Ce l'ha. Ne troverò una per te. Principessa unicorno cavaliere. Unicorno. Una volta. Un unicorno. Che? No, non una fiaba così. Oh, ma che cazzo? Inventane una. C'era una volta una bambina. Quindi devo azzeccare se è lei. Perché non so, Marco, se ti ho notato questo piccolo buco nei Quick Time Event. La pausa in realtà la crei tu. Quindi è tutto il tempo del mondo per pensarci. Infelice, paura, solitudine. Quindi dobbiamo azzeccare come sta lei. Secondo me più che altro è infelice, perché in realtà l'abbiamo vista anche abbastanza coraggiosa complessivamente. Eh sì, bisogna azzeccare come sta lei. E in realtà è infelice perché è sola, quindi come faccio ad avere due opzioni diverse, separate? Però più volte è palesato il fatto di essere sola, eh. Infelice per essere sola, vabbè. No. Se gli parli di diversità, questa qui parte in quarto, paura. Ombra, che cazzo vuol dire ombra? Cosa devo capire? Perché impossibile e diversità più o meno posso intuirlo. Ma ombra, che cazzo è ombra? Impossibile. Dentro di sé sapeva di non farcela. No, però. No, non è esatto. Vabbè, vediamo. Incontrò un robot. Che era smarrito proprio come la bambina. Così decisero di scappare insieme. Vita migliore, ombra, vivere in pace. Per trovare un posto dove stare al sicuro. Lungo la via incontrarono grandi pericoli. Ma. Con coraggio. Ma il loro coraggio glieli fece superare tutti. Non la vedo convinta. Però. Lungo la strada incontrarono un coglione. Un gigante, un guardiano, un robot. Un gigante gentile. Che promise di proteggerle. Come finisce la storia? Oh cazzo, lieto fine, vai! Raggiunsero il luogo che sognavano e vissero felici e contente. Le fiabe hanno tutte quante un lieto fine. Oh madonna, però se gli fai il finale brutto si lamenta perché la venditrice. Se fai il finale buono ti dice no perché mi hai mentito. Ma è pazza! Ma la vita non è così. Ho capito, tu mi hai chiesto una favola e non la vita, suca, t'ho fregato. Accettato. No Marco, il ragionamento non fa una grinza. Perché cioè, la vita però non è così. E tu una favola mi hai chiesto, mica mi hai chiesto la vita. Quindi. Non viene a darmi la buonanotte, Luther? Dai. Sì. Sì, volentieri.
Voilà. Buonanotte, Alice. E sogni d'oro. Minchia, quanto cuore ci ha messo. Che c'hai con Luther? Che c'hai? Non so quanto l'abbia sì. conosciuta per dirlo, però. È molto coraggiosa. Ranove. È una bellissima domanda. Ranove. Hai mai sentito parlare di RA9? RA9 è stato il primo a risvegliarsi. Un giorno arriverà e guiderà la nostra gente. E ci renderà liberi. Passato. Ricordi niente della tua vita prima... Deslatko? No. Il mio modello era progettato per la forza fisica. Forse ero uno scaricatore o un manovale. Chi ero non ha importanza. Più o meno. Non ero davvero io. Cara, hai mai notato niente di strano in Alice? No. Che vuoi dire? Così, interrompe così il dialogo? Cara! Perché sono zombie? Che cazzo vuol dire? Proteggi Alice. Fondamentale. Avete solo spaccato il vetro. Non vi faremo del male. Siamo come voi. Quasi. Il nostro nome è Jerry. Prima che il barco chiudesse, lavoravamo qui. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina. Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? Sembra solo un maniaco. E allora deve seguirci. Alice, forse non è una buona Avanti, idea. Avanti, cara! Meno male che la sonno, comunque. Non credo tu abbia scelta. Sì, ma vagli dietro. Questo ha preso una pistola, comunque ricordiamolo. E la questa? Madonna, raggiungi Jerry all'esterno. E non c'è nient'altro, a parte il giornale inutile. Resta con noi! Classici maniaci, ma non è possibile che lei sia così sfigata, perché io lo so già che questi qua ci dicono resta con noi per sempre, e lì è la fregatura. La piccola può salire a bordo, la giostra è pronta per il divertimento. Chissà perché credo che finirà male. Questo è vero, non si può dire.
sta andando tutto troppo bene. Guarda che voleva dormire. Non ho neanche guardato dappertutto. Ah, c'era solo questo finale almeno. Quindi, Sparina, mi lascia chiedere allontanati, perché la pistola l'ho presa io. E qui la cosa cambia. Prendi la pistola, il bastone protegge Alice e spegni il fuoco. C'era pure sta roba. E forse in realtà abbiamo fatto la cosa migliore, perché comunque non gli siamo stati antipatici ai Jerry. E quindi non saremo più una minaccia. Alice non ha fame, canta la pistola. Yes, yes, yes. Beh, incredibile. Ancora una, perché è veramente lunghissimo sto gioco. Ancora questa. Che miseria, questo qua che non ha senso di esistere, Hank, porca puttana. Cioè io l'ho difeso e questo qua rompe le palle, non è possibile. Sono proprio curioso di sapere che cazzo vuole questo qua. Che panorama, eh? Venivo qui molto più spesso prima. Forse di persone, basta alcol prima. Andiamo via. Non vorrei rompergli il cazzo, però. Prima di cosa? Ha detto venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Prima di niente. Ah. Posso? Posso farle una domanda personale, tenente? Tutti gli androidi fanno così tante domande personali, o è una cosa tua? È una bellissima domanda. Ho fatto suicidio. Che suicidio? Ho visto la foto di un bambino nella sua cucina. No, no, ma com'è? Ma porca puttana. Già. Si chiamava Cole. È stato ucciso da un androide, vuoi vedere? Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi. Tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. RA9. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo, ci mancava anche questa. Mi sembra preoccupato, tenente. C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Quelle due ragazze volevano solo stare insieme. Sembravano quasi innamorate. Azione devianti ionico freddo. Possono simulare le emozioni umane, ma sono solo macchine. E le macchine non provano emozioni. E che cosa mi dici di te? Hai aspetto umano, hai voce umana, ma che cosa sei veramente? Freddo, aggressivo, difensivo, neutrale. Sono una macchina, progettata per svolgere un incarico. No! Hank, però, che risposta ti aspettavi, scusami, fai pace un attimo col cervello, cioè, e i designer con la logica del gioco, scusami, Se tu mi presenti un Hank che odia gli androidi
e sente che questi androidi diventano umani. Cioè, reagisce bene? È questo che vogliono insegnarci? Cioè, secondo i designer. Cioè, Hank si aspetta che il suo collega diventi umano? Vabbè. Quando la ragazza si è uccisa. Perché tanto a te non cambia un cazzo, giusto? Stavo soltanto eseguendo delle istruzioni. Ho fatto quello che dovevo. Più o meno è quello che intendevo, sì. Ma dai! Potrei ucciderti. E torneresti come se non fosse successo niente. Ma tu hai paura di morire, Connor. Ammetto che troverei spiacevole essere interrotto prima di poter chiudere questo caso. E che succede se premo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Niente. Non ci sarebbe niente. Adesso spara. Va. Cosa ho sbloccato della tensione? Ho bisogno di bere. Devo riflettere. Oh. Non so, Marco, se tu hai qualche idea, qualche interpretazione, perché ho capito. Comunque la pistola la estraeva per forza e non ci voleva scappare. Mostri paura. Perché scusami, cioè, se gli mostro paura che è un sentimento umano si incazza. Se gli rispondo freddo si incazza. E scusami, è anche tranquillo. Insomma. Non so. Sembra veramente che Hank voglia che Connor sia umano. Dalle sue reazioni, pare. Discuti di la 9, che mi sembrava la cosa migliore. Forse la foto avrei dovuto skipparla. E questa era la pistola. E lì era inevitabile, quindi. Hank è tranquillo, Hank. Va senza Connor però, perché c'è anche l'opzione che se ne andava insieme. Sì, bisogna proprio giocarlo più volte, perché non si capisce un cazzo così. Comunque. Bom. Direi che per oggi possa bastare. E quindi. Grazie mille a tutti quanti. E noi ci vediamo domani, sempre con Mario World 2, la vendetta. E ciao da Mr. Watt.